siamo quasi al tramonto perché stiamo registrando le nostre puntate di A Tu per Tu, sempre qui da Piazza San Francesco, ospiti del Caffè dei Costanti. E insomma, Davide, questo, la stagione va verso l'autunno. Questo autunno, se Dio vuole, sta arrivando. Oh, benvenuto al nostro ospite Jacopo Ortolani per l'associazione We Love Insulina. È un'associazione che nasce, lo sappiamo, però vale la pena ricordarlo, da un caso di mala sanità. Sì, purtroppo nasce nel 2009 per una diagnosi non tempestiva e tanto altro che non ha funzionato al momento dell'esordio del figlio del membro di uno di noi, portandolo purtroppo in rianimazione fino all'essere in coma cerebrale, oggi con danni a vita. E da lì, come risposta ad una promessa che fece quel padre a quel bambino, mai più a nessuno, è nata We Love Insulina. Oggi quella promessa non è più la promessa di quel padre a quel singolo bimbo, ma è una promessa fatta da tanti, a tanti bimbi a venire, a tanti bimbi che vivono questa condizione. Basta accendere o navigare un attimo sul web o su Facebook, si vede proprio dalle isole fino all'Altitalia, la punta più alta dell'Italia, questi mai più a nessuno che si accendono e si spengono come tante manifestazioni sia di solidarietà ma di una presa di coscienza che se al momento dell'esordio non si fa una diagnosi precisa, puntuale, si può perdere la vita o rimanere danneggiati per tutto il resto della propria esistenza. Vale la pena dunque ricordarli questi sintomi, continuiamo la nostra opera, che sono tanta sete, tanta pipì, alito che sa di frutta, stanchezza, che potrebbero indicare l'esordio di diabete di tipo 1. Cosa fare? Rivolgersi immediatamente al proprio pediatra, meglio al pronto soccorso, e pretendere due tipi di esami specifici, indicativi e per nulla invasivi, per non perdere tempo, che sono glucostick o stick urine. Si ha la risposta immediata per escludere, se non fosse l'esordio di diabete tipo 1, meglio, ma per fare diagnosi precisa ed inviare il bimbo al centro di riferimento di zona, per noi è stato il Maier di Firenze, potrebbe essere questo di Arezzo, a seconda della zona dove c'è l'esordio, per non perdere tempo, appunto, andare in un pronto soccorso non strutturato per un caso del genere. Ecco, mi piace molto il messaggio che porta questa associazione, di sicuramente, insomma, un grido che viene lanciato, perché c'è poco da dire: quando si prende spunto da un caso di mala sanità è un grido che si lancia. Però insomma, quello che voi proponete è portare avanti questa campagna di informazione in maniera molto, appunto, propositiva, con il sorriso e con lo sport, che insomma è qualcosa di molto inclusivo, quindi non tendete ad escludere nessuno, istituzioni comprese, poi magari capiremo se vi sostengono oppure no, però tendete ad includere. Questo forse per lo scopo dell'associazione è fantastico. Innanzitutto voglio dire che noi non corriamo con il cronometro, anch'io sono un atleta, se mi lasciate l'eufemismo del caso, visto la stazza forse non sono proprio un atleta podista, però non corriamo con il cronometro ma corriamo con il cuore, ovvero se ci voltiamo indietro non ci voltiamo indietro per controllare il distacco da chi ci segue, ma magari per vedere se chi ci segue sta al nostro passo, ed allora rallentare il nostro per farlo rientrare in gruppo, per poter arrivare a traguardo tutti assieme. Questo è un po', diciamo, una parafrasi che introduce il cost to cost. Il cost to cost è l'evento per il quale sono qui questa sera. È un evento molto importante, molto, diciamo, dalle proporzioni epiche per noi che siamo una piccola associazione, cost to cost, perché correremo per 270 km ininterrottamente da Lido di Pomposa, versante Adriatico, fino al versante Tirrenico, un filo, diciamo, che collega tutta l'Italia da costa a costa. Perché da Lido di Pomposa? Perché a 100, poco distante da Lido di Pomposa, c'è una bambina che si chiama Giulia, che adesso è diventata una nostra, diciamo, mascotte di We Love Insulina, che ha beneficiato delle nostre tante attività che promuoviamo, anche molto singolari. Ci buttiamo con il paracadute e corriamo nel fango, proprio per poter attirare l'attenzione di chi ci vede, non perché siamo persone che abbiamo manie di protagonismo, ma proprio perché abbiamo capito che per smuovere le coscienze delle persone bisogna vivere nella società e fare qualcosa di singolare, girare con queste maglie con i cuori, avere le macchine con questi pittogrammi We Love Insulina con questi cuori. Allora
si arriva ad avere un sito, We Love Insulina appunto, che vanta le 120.000 visualizzazioni ogni trimestre. Sì, sono tantissime, corriamo per tutta Italia, a parte la vicina maratona di Firenze che si svolgerà il 27 di novembre, mi sembra, comunque prossimo, un vaso di utenza di visibilità molto importante che la organizzazione di Firenze ci permette ogni anno di partecipare, e lì sventoleremo la bandiera dell'ospedale Mayer di Firenze accanto a quella di We Love Insulina. La nostra è una bandiera che sventola contro l'ignoranza e quella del Mayer di Firenze che sventola per accudire sia a livello umano ma soprattutto a livello medico i nostri bambini. Allora, se l'associazione We Love Insulina sicuramente non si sostituisce alle istituzioni, però magari sopperisce invece ad un gap appunto di informazione che è fondamentale e che magari invece potrebbe essere sopperito dalla parte pubblica, perché le ASL potrebbero diffondere una campagna di informazione, promuovere degli screening, cioè non si deve per forza pensare al caso di mala sanità, che sicuramente, certo, appunto, lo dice la parola stessa, è un caso. Però se esistono associazioni di questa natura con questi numeri, vuol dire che gli altri, compreso soprattutto la parte pubblica, quantomeno dal punto di vista informativo, non fanno. No, ma poi direi che non esistono solo loro, cioè si sta assistendo a un nascere, un proliferare di associazioni per ogni tipo di malattia particolare, quindi abbiamo anche tutti, penso, tutte le varie forme di sclerosi, e nascono queste iniziative private, che io dico ben venga, no? Poi comunque il pubblico e il privato se interagiscono, se si aiuta quando, come in questo caso, si combatte una malattia oppure un rischio che può portare una malattia, ben venga, però non vorrei che in periodi di restrittezze economiche, quindi di stato sociale che si va, welfare che si va restringendo, non ne subisca proprio la prevenzione, come nel caso specifico, e quindi lo Stato abbandona, cioè forte del fatto che comunque ci sono le associazioni privati che si danno da fare, che sensibilizzano, che urlano, si ritira. Non vorrei, ecco, va bene, io ecco sono convinto dell'importanza di queste associazioni, però non vorrei che il pubblico, forte del fatto che c'è il privato che se ne occupa, dice ora io me ne frego, così risparmio e magari investo per pagare i dirigenti di un'ASL, sono delle belle cifre, delle belle cifre. Non la volevamo portare sulla polemica, tutt'altro. Sono convinto di una cosa, cioè, proprio per nostra concezione, piangersi addosso, andare a puntare il dito verso altre istituzioni e persone, non è più che mai, per me è arrivato il momento di tirarsi sulle maniche e fare qualcosa, perché sennò ci ritroviamo sempre a lamentarsi come il tipo da bar, no? Ci lamentiamo dalla politica, ci lamentiamo e poi dopo non si fa nulla. Allora, We Love Insulina in 5 anni ha contribuito a fare 9 diagnosi sparse in Italia, ha dato un sostegno economico all'ospedale Mayer e a tante altre diabetologie sparse per il territorio nazionale che seguono i nostri bimbi, e vorrei che comunque ognuno che ha una battaglia, cioè che ha un problema personale, ne diventasse non solo polemico con chi gli sta attorno, ma una battaglia personale per poter migliorare la propria condizione di vita. Esempio, è importante che si sappia che il diabete di tipo 1 non è assolutamente assimilabile al diabete di tipo 2, il diabete di tipo 1 è quello autoimmune, che viene e non è, non si può fare una campagna preventiva. Quando decide di venire, non mi chiedete il fattore scatenante perché non lo sa nessuno, ma viene. Si può fare però campagna di prevenzione di diagnosi precoce, ovvero se all'esordio c'è una diagnosi, come dicevo prima, precisa e puntuale, poi seguite da un valido centro di diabetologia, il bimbo colpito diventerà una persona alla pari di chiunque altro. E noi lo dimostriamo come? Correndo le maratone, atleti con diabete a spalla, atleti senza diabete, faremo 270 km, facciamo i 42 km di maratone, perciò questo è proprio dimostrabile che se si fanno 42 km di corsa poi si può lavorare, si può fare figli. Con diabete tipo 1, con una diagnosi precoce alle spalle, si può fare tutto.
Non ci vogliamo sostituire assolutamente al, diciamo, come dicevi te, agli enti preposti, perché è impossibile. Siamo sempre convinti, pur nascendo da un caso di malasanità, che la nostra sanità pubblica è la migliore. Davide, è la migliore. È chiaro che ci sono delle falle. Queste falle, se tutti ci si tira sulle maniche, possiamo diventare diciamo, un aiuto anche per il bravo medico che ha da seguire 3.000 cose e magari al momento della diagnosi può sfuggire. Ecco perché noi si dice la diagnosi di diabete tipo 1 è facile se la si ha in mente. Se magari quel medico in quel momento non ce l'ha in mente, ce la deve avere in mente, perché sennò chiaramente si va incontro a dei disastri. Però cerchiamo di formare anche culturalmente la società, perciò cioè, che si sappia che non esiste solo il diabete tipo 2, che poi è quello che non ti porta nell'immediato a dei danni fino alla morte. Perciò... La collaborazione con i pediatri, col mondo insomma, della pediatria, com'è? Buona? Diciamo, noi abbiamo una stretta collaborazione con bravissimi medici a livello anche molto importante. Posso fare dei nomi, ma non perché se faccio dei nomi poi non ne faccio altri, li voglio escludere. Dottoressa Sonia Toni, che è la responsabile della unità diabetologica pediatrica del Maier, sarà con noi al costo di Viareggio. È stata con noi alla conferenza stampa della presentazione del lato tirrenico. Lato adriatico c'è stato il dottor Valentino Cherubini, che è il direttore degli istituti salesi di Ancona. E potrei farvi tantissimi altri nomi, proprio perché la sanità, che capisce che è importante fare prevenzione in piazza qui con te, magari non ci stiamo rendendo conto, ma abbiamo fatto una grandissima opera sociale di conoscenza. E se anche qualcuno di chi ci sta guardando gli rimane questa sintomatologia in testa, ne riparla domani nel pullman, ne riparla al lavoro, abbiamo fatto bingo, perché è solamente parlarne che si previene diciamo, dei danni seri. Allora, io ricorderei, visto che siamo un po' sul finire di questa prima parte, poi abbiamo l'altro aspetto un pochino più tecnico, di ricordare, Davide, non ce n'è bisogno perché 120.000 visite ogni 3 mesi, ma insomma di ricordare che c'è un sito internet, che c'è una pagina Facebook, e poi ricordiamo, visto che siamo alla fine della nostra chiacchierata, questi campanelli di allarme che ogni genitore dovrebbe avere in testa. Genitori e pediatra, è molto importante. Comunque, tanta sete, tanta pipì, alito che sa di frutta e stanchezza potrebbero essere dei sintomi che riconducono il diabete tipo 1 all'esordio. Perciò immediatamente o al pediatra, io dico meglio al pronto soccorso, perché se il pediatra gli si accende la lampadina, cosa fa? Poi ti manda al pronto soccorso. Perciò se hai questi dubbi, immediatamente al pronto soccorso, si evita un passaggio, e pretendere dal medico di pronto soccorso 2 tipi di esami, glucostick e sticcurine. Come la sticcurina non è invasivo per niente, si apre il pannolone se il bambino è piccolo, pipì su un vasettino, si immerge la striscetta, se cambia colore la diagnosi è fatta, se non cambia si esclude il diabete tipo 1. Senti, ma è una sintomatologia, si manifesta all'improvviso, oppure ci sono dei preaccenni, si può già, cioè qualcosa in progressione, che quindi nel lungo periodo? Cioè. Il bambino inizia a fare la pipì a letto, inizia a essere non più attivo. Scusa un'altra cosa, ma la fascia più d'età più pericolosa qual è? La forbice si sta diciamo molto allargando, comunque sia sono dai primi mesi di vita fino ai 20-22 anni, poi dopo ci sono i casi sporadici che possono andare anche oltre, ma la fetta molto importante si chiama diabete mellito tipo 1 proprio perché è in età pediatrica più che mai. Ecco, forse i 3-6 anni è quella un pochino più colpita? Sì, per dire, questo bimbo che è stato colpito aveva 18 mesi, perciò insomma... Ma c'è questa malattia? È in aumento? Esponenzialmente in aumento. Ma ecco, questo da che dipende? Sono fattori ambientali, stili di vita, l'alimentazione, ma che ne sai, cioè, l'inquinamento. È tutto e niente. Credo anche il diabete che colpisce gli adulti, se non sbaglio, è in aumento esponenziale, e appunto parlando con una dottoressa proprio del San Donato di Arezzo, la dottoressa Ricci, e lei diceva che gli stili di vita sono fondamentali. Tra le altre cose, la dottoressa Ricci è una persona, è un medico che ci segue tantissimo, che insomma che noi stimiamo, e insomma colgo l'occasione per salutarla. Sì,
lei è specialista proprio nel piede diabetico. Sì, chiaramente non va confuso il diabete di tipo 2 con il diabete di tipo 1. Il diabete di tipo 2 viene detto anche il diabete della vecchiaia, della senilità, degli stili di vita agiati. Se uno chiaramente mi mangia tutti i giorni grassi oppure e non mi fa attività e mi va avanti con l'età, è chiaro che si può aumentare, diciamo, la possibilità di insorgenza. Ma ripeto, non va confuso con il diabete tipo 1, che è una malattia autoimmune. Autoimmune significa che a livello genetico sei predisposto per questa insorgenza. Quindi può esplodere in qualsiasi momento. Sì, secondo me, questo profano, è anche stato sbagliato chiamare diabete tipo 1 questa malattia e diabete tipo 2 l'altra, cioè sono cose completamente differenti. Chiaramente vanno ad agire tutte e due nel pancreas, solamente che il diabete tipo 1 poi sei insulino dipendente a vita, perché il pancreas non secerne completamente più insulina, mentre invece il diabete tipo 2 hai un pancreas pigro che magari se lo aiuti con l'attività fisica, con la giusta alimentazione, riesce a sopperire a questa pigrizia. Puoi prendere una pasticca, diciamo, di metformina, no, non vi voglio addentrare perché non sono un medico, però ripeto, non assimiliamo il diabete tipo 2 al diabete tipo 1. Se il diabete tipo 1 viene trascurato, insomma, si va, rifaccio un esempio, sempre al Mayer, sempre mi sembra nel 2008, una bambina già diagnosticata, poi poco tempo dopo è deceduta perché i genitori gli avevano sospeso l'insulina. Cioè, con il diabete tipo 1 non si scherza, il diabete tipo 2 non si scherza, ma si può vivere una vita alla pari di chiunque altro. Ripeto, perché sennò diciamo, noi esistiamo perché si sfatino le false credenze del diabete tipo 1, non si attacca, non viene perché si mangia troppi dolci, non è assolutamente invalidante se alle spalle, ripeto, abbiamo una diagnosi, poi se ben gestito. Diabete tipo 2 è tutta un'altra cosa, che ecco, sì, è tutto. Senti, siamo in chiusura, ma io ti vorrei un'altra cosa, un dato statistico. Quanti sono ancora oggi i bambini che non vengono, quindi viene fatta una prevenzione, presi in tempo, e quindi che subiscono danni irreversibili? Negli ultimi, mi e sembra poi, ecco, che gravità di danni possono subire? Negli ultimi 10 anni, ora le statistiche me le ricordo in che range non lo so, però so che negli ultimi 10 anni 4 bimbi sono deceduti. Mi sembra 8 bimbi sono rimasti gravemente celebrolesi. Significa, in tutta Italia o nel nostro territorio? Italia. Significa che gravemente celebrolesi significa che seggio a rotelle, cioè la gravità poi della lesione va, bisogna vedere. Genitore, non addentriamoci noi, sì, in queste cose, ma è bene dirle, certo, proprio per creare quel, sì, campanello di allarme. Grazie allora al nostro ospite. Pubblicità, continuiamo con l'associazione nella seconda parte della, grazie, nostra trasmissione. Andrai a fare la coast, certo, to coast? Andremo tutti a fare una paio di tappe. Sì, anch'io. Io vengo anch'io. Ecco, devi iniziare a correre. Questa è l'occasione per iniziare, esatto, a correre. Sì. Ma vediamo, lasciamoci con questa promessa. Che poi ti fa bene, sicuro, oltre anche a te, oltre quello che all'associazione. Sicuro, quello sicuro. Pubblicità. Continuiamo allora a parlare di prevenzione e informazione sul tema del diabete con l'associazione We Love Insulina. Con chi ne continuiamo a parlare? Ce lo dice Davide Faltoni. Allora, buonasera, siamo qui con Filippo Ballotti, che è un istruttore FIDAL, quindi un istruttore da molto tempo impegnato a insegnare l'atletica soprattutto ai bambini, e ha molta passione, questo si vede con quanta passione, con quanto impegno segue, e lo vediamo nel campo, lo vediamo tutti i giorni all'opera. Allora, oggi quindi lui è impegnato, anche molto impegnato, quindi in questa, possiamo dire, battaglia, in questa lotta contro questa terribile malattia, ma anche un po' contro l'ignoranza, contro il pregiudizio che c'è intorno a, non solo a questa realtà, e quindi questa sensibilizzazione della collettività che parte proprio dallo sport, quindi dall'atletica, dallo sport, come in questo caso questa direi maratona che viene fatta proprio per sensibilizzare la collettività sul problema, per avvicinare
a questa triste realtà e speriamo che con l'impegno di tutti sia meno peso per i genitori e per tutti sostenere, insomma, questi ragazzi in questa loro battaglia quotidiana. Diciamo che l'informazione su questo tema delicato, nel quale comunque esiste tanta ignoranza, è portata proprio nel correre, nel portare un messaggio in una maglia, in una società sportiva, nelle varie manifestazioni sportive, con un We Love Insulina, questo è il cuore, questo è il logo della nostra società, e noi amiamo l'insulina perché l'insulina salva la vita. E come può salvare la vita, la può salvare anche la giusta informazione, perché l'ignoranza può portare veramente ad arrivare a subire delle malattie degenerative per i bambini, e sappiamo, insomma, quanto è importante. Senti, com'è che ti sei avvicinato, com'è che hai scoperto questa realtà, ti sei avvicinata a questa associazione? Io ho tanti amici a Sansepolcro e proprio da Sansepolcro nasce questo urlo, questo richiamo verso il sistema sanitario, verso le persone che possono dare veramente voce, no? ai nostri sussurri. Jacopo Ortolani appunto è un grande amico, se non padre, del nostro Plinio, che è un bambino appunto affetto da diabete di tipo 1, e quindi attraverso l'abbraccio di tanti amici è nato questo gruppo, questo movimento di sensibilizzazione per una corretta diagnosi precoce del diabete tipo 1. Lo stato sociale, il servizio sociale, insomma il nostro sistema sanitario è, secondo la tua esperienza eccetera, è presente, è sufficientemente attento a questo problema, oppure c'è bisogno di queste associazioni, di questa spinta, cioè questo urlo, come hai detto te, perché insomma anche lo Stato sia più presente, si impegni di più? Ecco, io credo che comunque non si dovrebbe mai smettere di urlare, anche quando comunque le voci arrivano bene e scandite. Io posso portare l'esperienza vissuta attraverso l'ospedale Mayer, e quindi si sta parlando veramente dell'eccellenza. Vi posso assicurare e consiglio veramente a tutti, non perché sia un tour, ma un viaggio esplorativo, informativo su quanto di bello sta accadendo nelle nostre zone. Poi chiaramente a macchia d'olio dovremo un attimino più sensibilizzare anche a livello proprio di medico di famiglia. Ognuno deve fare la propria parte per cercare un po' di dare il meglio nella prevenzione. Si prendono per mano le famiglie, diciamo, in questo percorso, perché appunto nella maglietta c'è scritto di corsa, e quindi insomma come si abitua una famiglia anche a questa, secondo me anche un po' un cambiamento culturale a tutti gli effetti, perché insomma lo stile di vita fa parte anche della nostra cultura. Certo, oltre che portare un messaggio di prevenzione portiamo anche un messaggio di sport, e quindi è bello anche ritrovarsi attraverso bambini, genitori nei vari eventi sportivi, e introdurre anche una realtà che comunque anche chi soffre di diabete non è detto che possa praticare sport, che possa avere una vita normale, ed è importante questo, essere affiancati anche da una dottrina sportiva che possa portare il bambino, il ragazzo, sia in salute che affetto da diabete, ad un corretto svolgimento di attività ludicomotoria. Qui si sta parlando di attività ludicomotoria perché i bambini comunque devono divertirsi. Sono molto contrario, e questa è una mia riflessione personale, a chi comunque inculca un estremo agonismo a livello giovanile. Bisognerebbe un attimino partire sempre dal gioco, e poi piano piano, quando le cose piacciono, ci sarà tempo e modo di avere risultati agonistici. Allora, proprio in questi giorni ci sono state le Paralimpiadi, abbiamo visto tutte quelle immagini di questi giovani, di questi atleti anche non giovani, basta vedere Zanardi, quindi, e quindi credo che effettivamente lo sport sia un mezzo per far sentire come tutti gli altri anche i diversamente abili, e quindi ecco, in questo credo che tu ci possa dare il
tuo contributo, cosa significa quindi seguire ad esempio dei giovani che hanno delle disabilità e che chiaramente richiede un impegno diverso. Certo, certo, assolutamente. Diciamo che comunque nelle nostre realtà aretine ancora questo abbracciare un po', ecco, questo ramo e accompagnare dei disabili nello sport, siamo ancora un pochino indietro. Ci sono delle situazioni che ci fanno ben sperare per progetti futuri, però ecco, per me ecco, è importantissimo farli sentire nel modo più assoluto delle persone normodotate, perché comunque non hanno niente di meno, perché sono persone che hanno anzi una sensibilità, una forza d'anima addirittura maggiore di noi, che comunque abbiamo la fortuna di essere normodotati. Chiaramente te ce lo puoi dire meglio di tu di ogni altro, cioè ci sono molti istruttori che proprio studiano, si preparano per poter poi seguire assolutamente questi... Assolutamente sì, anche nei corsi specializzati ci sono proprio delle specializzazioni per poter accompagnare attraverso anche dei tutor e il sistema sanitario nazionale dei giovani o meno giovani anche, perché qui si può parlare anche di adulti che hanno l'opportunità di risentirsi importanti attraverso lo sport, presenti attraverso lo sport. E abbiamo le infrastrutture, anche questo è importante, quindi abbiamo un campo di atletica anche che comunque è a livelli eccelsi, a livello nazionale, e quindi ecco, ci vuole la buona volontà di organizzare qualcosa, perché comunque ci sono i mezzi e questo è importante. Studiamo anche questo, ci sono corsi continui di aggiornamento per poterci far carico anche di certe situazioni, e quindi dico io, un po' più di volontà da parte delle istituzioni e potremo fare veramente grandi cose. Questo sì. Cioè, che vuol, ora qui un attimino mi sorge, che vuol dire più volontà? Cioè, finora non c'è stato abbastanza... Magari diciamo che forse ci vuole un po' di volontà anche da parte delle società stesse. Non è facile prendersi, tra virgolette, no? La responsabilità di prendersi a carico delle persone disabili e poterle accompagnare in un percorso. E soltanto le società diciamo, ecco, potrebbero rimanere in balia della burocrazia, quindi ecco, magari l'entusiasmo c'è, bisognerebbe avere modo anche di incontrarsi e poter creare qualcosa di strutturalmente forte. Credo che dovrebbe anche qui di nuovo essere il pubblico che ci mette del suo, perché una società privata che già fa fatica a far quadrare i conti, che deve investire quindi negli istruttori che devono essere preparati, perché evidentemente seguire chi ha delle disabilità bisogna essere capaci, perché si può rischiare di fargli male, si può rischiare di peggiorare la sua situazione, quindi anche proprio come responsabilità della società stessa, quindi se si decide di seguire persone che hanno delle difficoltà, beh, ci vuole il personale qualificato, però formare il personale e dare tutte quelle garanzie ha un costo, e se, come dicevo prima, se vogliamo che sia il privato che di sua iniziativa e di sua tasca faccia fronte a tutto, è una cosa. Se invece riteniamo che sia che sia poi il servizio sanitario nazionale, insomma lo stato sociale del nostro paese che si fa fronte anche di questi aspetti, è qualcosa di diverso. Abbiamo anche qualche telespettatore, vedi, dal vivo, che ovviamente siamo al Caffè dei Costanti, che ringraziamo ogni puntata, e quindi insomma è qualcuno ci ascolta anche. Sì. La vivacità, la vitalità dei bambini. Insomma, io direi che a livello, insomma, di informazione un piccolissimo granello l'abbiamo messo, ma prendiamoci l'impegno magari di metterlo anche più spesso, Davide, no? Perché così gli diamo anche una mano a diffondere il messaggio, insomma. Ben volentieri, vi ringrazio per l'occasione di informazione, grazie mille. Grazie. Ricordiamo che chi vuole contattare l'associazione come può fare?
abbiamo un sito, www.welovinsulina.it, abbiamo anche la pagina Facebook e quindi è molto facile raggiungerci, è molto facile anche apprendere attraverso pagine con delle nozioni molto semplici e da cogliere, e per ulteriori informazioni ci saranno numeri telefonici, indirizzi, email e tutto quanto. Ecco, noi siamo per qua. Partecipare a questa maratona cosa devono fare? Ma diciamo, questa è una maratona, è una staffetta adesso a numero chiuso selezionato per i membri del gruppo We Love Insulina. Ci saranno manifestazioni aperte a tutti e avremo modo anche di divulgarle, magari anche attraverso voi. Questo ci farà molto piacere. La nostra chiacchierata sul mondo dunque della prevenzione e dell'informazione riguardo il diabete si conclude qui. Ringraziamo i nostri due ospiti che abbiamo conosciuto nella prima e nella seconda parte. Davide, diamo l'appuntamento alla prossima settimana. Sì, grazie per l'esperienza che ci hanno trasmesso e invitiamo tutti a sostenerli in questa loro interessante e importante battaglia. Grazie a tutti dell'ascolto, alla prossima settimana. Alla prossima.